Bene, dottore Agrimi, che cosa possiamo dire che ci ha insegnato la pandemia? Ma la pandemia forse ci ha un po' ridimensionato, pensavamo di essere un po' quelli che controllano il passato, il presente e il futuro del pianeta. Tutto d'un tratto ci siamo ritrovati con un virus che ci sta mettendo profondamente in crisi. E in realtà sta succedendo, è successo qualcosa di del tutto normale. È normale? Fa parte della normalità che i virus cerchino nuovi ospiti, che si spostino da una specie all'altra. Naturalmente la sfida grossa è quella di anticiparli, di cogliere quali sono gli elementi che possono condizionare il passaggio di un virus da una specie animale all'uomo e quindi prevenirlo. Più si anticipa questo momento, più si coglie precocemente, meno si devono poi pagare i costi, che sono enormi oggi a distanza di 2 anni di un evento di questo genere. Nel panel avete discusso anche dell'importanza della sicurezza alimentare. Ecco, lei è stato qui per la prima volta a San Patrignano. Che impressione ha avuto anche della filiera che c'è qui in comunità? Io sono rimasto impressionato, devo dire, dal livello di professionalità, paradossalmente, insomma, i ragazzi stanno qui magari da 1 anno, da 2 anni, da meno, però sono tutti, mi pare, estremamente attenti, estremamente preparati, estremamente professionali. E devo dire, gli ambienti li abbiamo visti quando erano in pausa pranzo, per cui, come dire, anche in un momento, se vogliamo, non della produzione, ma a maggior ragione, proprio per quello, magari più a rischio per certo verso. Pulitissimi, ambienti veramente di insomma, una professionalità di grande livello.